L'hanno quasi finito là il ponte. Facciamo un giro dopo di là anche? Ah sì. Here we are. Vecchia strada della Valcellina, ragazzi. Eccoci qua. Ticket d'ingresso 3 euro. Una bella colonnina anche c'è, con cui ho appena regolato il manubrio. Sei pronta, Sta? Prontissima. Per un bel giretto, eh? Si parte da Ponte Antoi e questo, ragazzi, è il primo tunnel di cui dopo vi racconterò una bella storiella riguardo alla resistenza partigiana. Che bella discesetta qua, già che si parte! Bel freschetto, già dall'inizio. Vediamo dove si sbuca, attenzione. Wow! È già partita bene questa uscita, eh? Guarda già i canyon, guarda già le parettone pazzesche. Che figata! Che robetta, eh? Bello, bello. Dopo è ancora più suggestivo nella parte della molassa, dicevano. Sì, vai! Fatta, foto! Olè. Primo video in bici, tra l'altro! Niente, continuiamo! C'è una bella discesetta qui. Oh, birretta? No, ferma tutto! Ferma tutto, guarda! Ah, bellissimo! Wow! Così che si staglia sul blu sotto. Che bello! Che paretina! Guarda poi sto sasso. Guarda che scavatura. Sì, il sasso qua che rimane. E soprattutto si sta crescendo sopra gli alberi. Sì. Fantastico. Wow. Wow. Oh, ciao. Dotto trains, pure le gite fanno. Idrogeologia della Cellina, la forra si snoda all'interno delle rocce carbonatiche di età cretacica, costituite dai calcari del Cellino e dai calcari del Monte Cavallo, pensa. Sì, il problema principale sono tutti i detriti e i sassi, per quello la strada è abbastanza pericolosa anche. Sei l'Alberto Angela, che robe. Che strati, proprio vedi tutta la morfologia del terreno. E quanto è andata in giù, non si vede neanche la fine. Dicevano anche che questo è il canyon più grande che abbiamo in regione, in Friuli Venezia Giulia. È anche uno tra i più grandi a livello europeo. 25 anni che abito a Pordenone, ancora non ho visto la Valcellina. Yeah. Per gli speleologi da fare giù il canyon. Che calate qua, ragazzi. Se state sempre a sinistra fate tutto questo percorso in arancione che vi porta di nuovo a Marcis. Guarda. È circa 3 km, un'oretta di cammino in bici, penso meno. Se, allora vi consiglio assolutamente, tornate indietro, andate qua a sinistra, andate a vedere la vecchia diga, la vecchia centrale. Perfetto, okay. Grazie. Grazie. Buon giro. Buona giornata. Adesso, quindi, sinistra, andiamo a vederci la vecchia diga e dopodiché si torna indietro. Intanto abbiamo una bella discesetta. Dai che giri! Sinistra! Sister! Dentro al tunnel! Ehi! Ehi! Ah, che bellino! Destra! Eccola qua, e questa è la vecchia diga. Sì, continua, però si ferma più avanti. E qui si interrompe, finita. Grotte della vecchia diga. Spettacolo, ragazzi. Cosa abbiamo attaccato a casa. Allora, adesso, sul suggerimento di Alessio Leonardo, nel montaggio metti la musichetta di Super Quark. Oppure me la doppi tu. Mentre io parlo fai tu. La vecchia strada della Valcellina è una tra le più belle riserve naturali del Friuli Venezia Giulia, se non lo sapeste. Si snoda tra Barcis, Andreis e Montereale, la zona della vecchia strada. Un tempo era l'unico collegamento. Vai, che mi sembra. Pedalata assistita. Ed era appunto l'unica via di collegamento tra la valle e la pianura e poi successivamente il collegamento alla montagna. Aspetta che cambio marcia, tienimi il cellulare. Ma è legato. Lo sto ricaricando, cazzo. La biglietteria, come avete visto, è dal Ponte Antoi oppure località Molassa, ci sono due accessi. Fattore pericolosità un po' dei massi e anche della strada, perché comunque
è da tener conto che è una vecchia strada, non hanno fatto interventi così di recupero e lì è franato appunto, e su tutto il percorso sono presenti dei bei massi e in più Alessio cerca di manomettere la struttura della galleria. Sono state fatte varie gallerie, diversi ponti oltre alla strada, ci sono alcuni tratti veramente complicati a livello di costruzione. È famosa questa strada, ragazzi, proprio per le vicende durante la resistenza. Qua, queste sono. Lì si piazzavano con la mitragliatrice e smitragliavano come se non ci fosse un domani. Durante un primo attacco, proprio in questa postazione qui, come era praticamente invalicabile questa strada per le difese che avevano su questi monti, sono riusciti a buttare giù un carro armato dei tedeschi che dopo hanno recuperato per la lotta della resistenza. Però durante un secondo attacco, siccome qua non si riusciva proprio a passare, le truppe nemiche hanno fatto la strada della casera La Pala e Montelonga, quindi hanno girato dall'altra parte, che tra l'altro l'ho fatta anch'io, quella lì è bellissimo. E niente, hanno girato quindi le truppe partigiane e hanno dato fuoco a Barcis. Dai! Dopodiché, cos'è che hanno fatto? Sono partiti da Barcis per venire indietro e annientare definitivamente i partigiani. E nella galleria che noi abbiamo fatto all'inizio di Ponte Antoi c'è stato un partigiano di nome Spartaco. Spartaco! Il quale proprio si è messo in mezzo, ha portato, c'è stato un intervento in cui i partigiani, per rallentare l'avanzata del nemico, hanno messo al centro della galleria una mina per bloccare l'avanzata. E questo partigiano, in un atto eroico, ha fatto esplodere la mina a pochi metri dal battaglione nemico e questo ha favorito la fuga degli altri partigiani. Che grande. Allora, lui è andato così ed è morto e ciao grazie. Invece un altro suo compagno di nome Mammolo, lui, mentre cercavano di attuare questo piano di sovversione, è stato catturato dalle truppe tedesche. Questi qua cosa hanno fatto? Gli hanno fatto lo scalpo, dopodiché l'hanno legato al carretto e l'hanno trascinato per tutta la via. Quindi grazie partigiani e ricordiamoci che quando cantiamo la loro canzone tanto bella di tutte le morti che sono avvenute, questa era la storiella che ho letto. Un po' di avventura, non guasta mai qua. Hop! Brava, stavi tu davanti. Sì, vale che va, crollo su di te. Boh, ci si ferma qua. Si ferma qua. Però guarda anche qua come ha scavato, in che maniera. Bello, bello. Proprio questa la galleria che hanno fatto saltare la mina per bloccare i nemici. Ciao belli! Ciao bello! Adesso facciamo ancora lì la strada del ponte, perché qua il nuovo ponte devono ancora ultimarlo. Bel ponticello. Bel lavorone. Voilà, passaggio sopra alla diga di Barcis. Batti 5. C'è Biel! Dai che giri, ste! Dai che giri! Direzione, sempre dritti, agriturismo, pian dei TAS. Inizia a piovere! Inizia a piovere! Ai 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 ai! Avram! Hoppla! Ma mi sa che? Taglino! No, vai! Qua ce lo facciamo sto ponticello, vai! Tiralo dentro! Hop! Scusa! Guarda che spettacolo! Che acquetta! È vero! Ma avanti all'agriturismo, dai! Fatta sta! A piedi! Sì! Non dovremmo essere distanti. Guardate che bella vallata. Ce la siamo fatta tutta oggi. Super. Agriturismo per di qua. Voilà. Spero vi piaccia questo primo video con la gravel che porto sul canale. E chissà, se mi prendo dentro me ne potrei portare altri ancora. 8-9 mesi che ce l'ho. E devo dire che mi trovo molto bene. Fa delle belle uscite. Anche qua sul gretto riesce ad andare dignitosamente bene. Enduro. Agriturismo pian dei TAS. Ultimo sprint. Ed eccoci arrivati. Evviva! 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 Finito di mangiare, iniziamo la discesa. Non era male, eh?
Gravel, gravel, gravel! Cosa vi porto a fare? In piega sta giù tutto. Attenzione, attenzione, s'il vous plaît. Che figata però. Non siamo ancora stati colpiti dalla pioggia e veri fortunati. Cos'hai da dire tu? Ti stai divertendo in questa prima uscita? Larga la foglia, stretta la via, quanto so buono, mortacci mia. Non fatemi rallentare che sono... dai che giri che c'è la salita adesso, vai. Giù, salto sui manubri, pedalare, pompare bene. Dai che giri. Madonna ragazzi, che adrenalina! Altra discesa, pronti, partenza, via! Andiamo! Dai che giri! Vai! Volatilizzata. Dica. Vai, inizio. Pilotto. Beh, potremmo farcela una foto. Sì, qua. Bene, adesso ci colleghiamo a Barcis. Dropping. Brava, stai, che ci porti all'avventura. C'è da dire che è un bel punto da dove vedere il ponte. Ma dove stai andando questa bici? Chi è che è rimasta? Fronte lago. Comunque è bassissimo, eh? Sì. Una volta da lì, dove si riusciva anche a tuffarsi, che era bello alto, lì del pontile, e adesso è sceso veramente a livelli estremi. Estremi! Eccoci arrivati a Barce. Ciao. Enduro! Ma che bello! Il paletto che sfiorava il mignolo. Bene, direzione Furgo e poi Enduro. E vi salutiamo, spero che questo primo giro in bici vi sia piaciuto. QG, io vi ringrazio, grande Ste che ha dato le grandi pedalate oggi, e ci vediamo in una nuova spedalante avventura. Ciao.